Si riaccendono gli eventi culturali a Cortona. Il primo appuntamento è stato infatti al MAIC con la mostra dedicata alla luce nel mondo etrusco. Cortona si è svegliata nel dopo Covid con la mostra Luci dalle tenebre, che ha preso il via il 5 di giugno e durerà per tutto il mese di settembre. Oltre a questo, dal 26 di giugno partirà la programmazione del cinema all'aperto al parterre, con tutta anche una serie di eventi legati alle celebrazioni del 700° anniversario di Dante. Quindi ci saranno eventi come concerti, letture, pièce teatrali e conferenze che riguardano la figura del sommo poeta. Sono tantissimi gli eventi, in particolare nella montagna cortonese avremo Mancuso, Stefano Mancuso, grande biologo, avremo il nostro Paolo Giulierini che farà una conferenza sull'astronomia e gli etruschi, e oltre ciò avremo forse la presenza di Zai Awas addirittura il 5 settembre, quindi grandi figure che torneranno a Cortona. Spazio poi anche all'antiquariato. Il 21 di agosto prenderà il via Cortona Antiquaria, come tutti gli anni ormai una tradizione consolidatissima, che anche quest'anno si svolgerà al Centro Convegni Sant'Agostino, sempre per le ragioni legate al Covid, ma che comunque ecco, vedrà, come lo scorso anno, una presenza anche di vari eventi collaterali che non sempre verranno svolti a Sant'Agostino, ma prenderanno vita anche in luoghi più diversi, più disparati della città. Sarà così un'estate ricca di eventi ed intanto si pensa già alla prossima stagione teatrale al Signorelli di Cortona. Abbiamo sicuramente intenzione di ripartire ad ottobre con la stagione teatrale al Teatro Signorelli. Non solo, quest'anno vorrei anche che potessimo allestire una vera e propria produzione Teatro Signorelli di Cortona, perché questo manca da troppo tempo, una produzione fatta con professionisti, anche perché in questo modo andrebbe in giro per l'Italia almeno il nome di Cortona e del Teatro Signorelli.